Rete Elfi è una rete di imprese che ha concretizzato una idea, una prospettiva che da tempo veniva covata tra l'università e alcune imprese, alcune piccole e medie imprese del territorio bolognese, e l'idea era quella di realizzare una tecnologia avanzata come quella dell'elettrofilatura per concretizzare alcuni materiali, per realizzare alcuni materiali di alta tecnologia come quelli nanofibrosi, quindi materiali nanostrutturati, i quali trovano svariati campi di applicazione. Il progetto Distretti 2 è stato l'occasione, lo stimolo per poter concretizzare questo tipo di idea, che già partiva da un'analisi dello stato dell'arte tecnologico e anche da un'analisi, diciamo, di fattibilità economica. Nel concreto, la rete Elfi, tramite i ricercatori che sono stati messi in campo, ricercatori dedicati ad attività che spaziavano dal settore della meccanica avanzata e della chimica, per poter coordinarsi e ottenere degli strumenti che erano strumenti meccatronici, che tra di loro messi insieme permettevano di realizzare queste nanofibre. Bene, la rete Elfi nel concreto ha potuto sviluppare tecnologie avanzate che ad oggi si possono collocare sul mercato. Le tecnologie riguardano la produzione di nanofibre, come avevo detto in premessa, le quali nanofibre riescono a modulare la capacità di captazione o di interazione con il mondo attraverso un elevato rapporto superficie-volume. Le tecnologie sono state sviluppate per quanto riguarda il controllo, il multijet, quindi il controllo dell'erogazione di queste nanofibre, il multijet per poter realizzare prototipi di nanofibre, di membrane di nanofibre su scala preindustriale, quindi per poter fare degli studi di fattibilità e approcciare il mercato in modo concreto. Sono stati fatti degli studi sui sistemi di collezione di queste nanofibre, quindi di raccolta di queste nanofibre, per poterli ottenere uniformi e ordinati. Tutte queste innovazioni, queste ricerche, hanno poi dato modo alla rete di pensare e concretizzare quello che oggi è un prototipo già messo sul mercato, uno di questi prototipi è già stato anche venduto, e di individuare una serie di tecnologie per le quali si sta valutando la brevettazione. Tecnologie, brevettazione, know-how, competenze. Sono gli ingredienti essenziali con i quali abbiamo cercato di lavorare e sui quali ci siamo cercati di coordinare tra imprese che volevano evolvere e università che era in grado di fornire supporto per questo tipo di esperienza. Tutto questo, come impatto, permette di considerare almeno due aspetti estremamente positivi. Il primo, la rete di imprese si è consolidata, strutturata e ha trovato oggi una sua forza. Secondo, le competenze, i ragazzi. I ragazzi che hanno collaborato come ricercatori dentro la rete di imprese si sono formati, hanno migliorato le loro competenze, due di questi hanno già trovato una collocazione di alto livello nel mondo del lavoro, un terzo di questi entra a far parte del CIRIMAM, quindi di una realtà di ricerca preindustriale, che è l'essenziale punto di collegamento tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. Questo vuol forse dire aver tolto delle risorse a quello che sarà il futuro della rete Elfi? Assolutamente no, perché la rete Elfi nella sua concretezza ha dato vita a quella che è una startup innovativa e tramite questa startup innovativa si proietta verso il mondo attraverso prodotti, progetti di ricerca europei, perché è una startup che ha nel suo DNA competenza, specifica capacità di espressione tecnologica e capacità di dialogo col mondo della ricerca. Non a caso, oggi stiamo già presentando due progetti europei e un terzo progetto di europeo verrà ripresentato in modo più strutturato, dato che l'anno di esperienza ci ha permesso anche di migliorare le nostre competenze, e tutto questo potrà essere una linea di sviluppo concreta, molto semplice dal punto di vista strutturale, snella, ma concreta, che dovrebbe portare un impatto sociale, un beneficio per quelle che sono le imprese che hanno partecipato.